Il carcere è in profonda crisi, il sovraffollamento sta aumentando, episodi di violenza anche stanno prendendo piede in molti istituti perché è caduta la speranza della riforma. Qui a Vasto noi siamo in un carcere che è stato trasformato in casa lavoro, cioè per soggetti che hanno espiato la pena ma che devono avere un surplus di pena per misura di sicurezza perché considerati pericolosi socialmente. È un fossile che viene dal codice Rocco, non è mai stata riformata questa previsione e quindi si trovano qui persone che scontano in molti casi un ergastolo bianco per decine e decine di anni con misure di sicurezza che vengono ripetute, replicate, prorogate all'infinito. Questo è contro l'umanità ma contro anche la Costituzione, a mio parere. Quindi io sono qui anche per studiare questo fenomeno e per proporre delle modifiche, una riforma profonda. Spero che sia presa in considerazione, perché noi abbiamo chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari e abbiamo mantenuto invece le misure di sicurezza non psichiatriche, ma quelle per i condannati. È una ipotesi che assolutamente non risponde ai criteri di reinserimento sociale, di recupero, perché è assolutamente una struttura lontana anche dal luogo di origine e quindi il reinserimento è una finzione. Io penso che il dramma qui di Vasto è che le persone sono senza speranza perché hanno un fine pena mai e questo non è tollerabile. Gianmarco Cifaldi, garante detenuti qui in Abruzzo, una nomina che ha avuto da pochissimo, oggi una visita presso il carcere di Vasto. C'è un problema serio, quello dell'ergastolo bianco. Il carcere di Vasto ha una grande potenzialità, ha sicuramente una marcia in più rispetto agli altri istituti di pena della regione, però ha anche delle criticità. Abbiamo visitato l'intero stabile, l'intera struttura. Ho già parlato con molti detenuti che mi hanno rappresentato alcune lacune gestionali, soprattutto della prospettiva verso un futuro, verso una speranza di inserimento concreto, vero, attuabile. Questo l'ufficio del garante farà di tutto, con tutte le proprie forze e le energie, di promuovere questo passaggio, dare quella speranza. Soprattutto qui abbiamo una tipologia particolare di detenuti, dei ristretti, che è un carcere che permette proprio per la sua istituzione di costruire una nuova persona, creare quella catarsi tra soggetto ristretto e futuro soggetto libero. Il problema dell'ergastolo bianco non è un problema solo della casa circondariale di Vasto, è un problema diffuso su tutto il territorio nazionale. Chiaramente io sono convinto che non si può solo parlare di ergastolo bianco, ma si deve parlare di un sistema un po' in visione olistica, cioè bisogna considerare come queste persone abbiano dei diritti inalienabili che sono scritti nella nostra carta costituzionale, come l'articolo 27 della Costituzione, trattamento. Qui abbiamo molti soggetti che sono affetti da patologie serie, abbiamo soggetti che sono in trattamento, circa una sessantina con metadone, quindi sono trattamento di ex drogati, sono soggetti che hanno iniziato un percorso di ricostruzione della persona. Dottoressa Giuseppina Ruggero, cosa lamentano i detenuti qui, anzi gli internati alla casa lavoro di Vasto? L'uomo ha un pensiero retributivo della pena, cioè io commetto qualcosa e pago e questo pagare ha una fine. Non si può restringere una persona su un concetto di pericolosità che a loro giudizio non è sopportabile. Allo stato dei fatti loro hanno già pagato, sì. Però la loro pena continua?
Allora, loro hanno già espiato una pena e il dramma è che al termine di tale espiazione continuano per un tempo che è indeterminato. E questo tempo indeterminato da cosa è dovuto? Chi può dare una soluzione? Allora, la soluzione non è che la può dare sempre e solo la magistratura di sorveglianza. Spesso la soluzione la dovrebbe dare la società che dovrebbe accogliere queste persone.